Italia e il suo sistema giudiziario hanno torto perché non hanno riconosciuto il diritto internazionale che prevede l'immunità per uno Stato sovrano come la Germania. Una sentenza molto articolata. Il presidente giapponese del massimo organo giurisdizionale dell'ONU ha impiegato 80 minuti per leggerla tutta. 4 anni fa fu Berlino a presentare ricorso in seguito alla sentenza della nostra Corte di Cassazione che indicava la Germania come mandante dei crimini nazisti compiuti nel giugno del 44 in Toscana. A suo tempo la decisione venne considerata storica perché sanciva per la prima volta il diritto al risarcimento di crimini nazisti nell'ambito di un procedimento penale, prima di allora solo sentenze nelle cause civili. Nessun altro paese al mondo ha mai intentato cause di questo genere proprio in ottemperanza alla clausola dell'immunità giurisdizionale e non c'è ragione di pensare, dice il presidente della Corte dell'Aia, che simili sentenze possano ripetersi, ma se il diritto può e deve voltare pagina, la memoria non sempre riesce a farlo.